Aspiranti guide ambientali e escursionistiche da tutta la Campania nel Cilento a Marina di Camerota per la seconda parte del corso che servirà a diventare guida ambientale escursionistica. Oggi e domani gli aspiranti guide dovranno seguire lezioni sulla conduzione del rischio. Invece domenica 20 gennaio le lezioni saranno in psicologia ed esattamente sulla gestione dei gruppi e dei conflitti. Il tutto in un'aula, ma anche in escursione sul campo. Il corso sarà di 300 ore. Intanto, forte l'appello della Regione Campania da parte dell'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, riconosciute dal MISE. La guida AIGAE Vienna Cammarota, coordinatrice delle guide ambientali escursionistiche della Campania e consigliera nazionale AIGAE, fa un appello che la politica fosse più sensibile verso tutto ciò che ci circonda. Il suo appello alla regione è forte e chiede al presidente Vincenzo De Luca la possibilità di un incontro. E io lancio come coordinatrice dell'AIGAE le guide ambientali escursionistiche, è un appello rivolto soprattutto ai politici. Vorrei tanto che i nostri politici fossero un po' più sensibili a tutto ciò che ci circonda. Noi siamo nel Parco Nazionale del Cilento e ho notato molto la mancanza di sensibilità, ma soprattutto